Eccoci qua arrivati in questa meravigliosa zona della campagna veneta per la nostra trasmissione televisiva e in seguito agli avvenimenti straordinari di questa notte, proprio per avvicinare, per sentire dalla viva voce dei testimoni quello che è successo. Ecco, fermiamoci un momento qua. Signora? Signora, per favore, dove sono scesi i marziani? Dappertutto, in mezzo ai campi, spussa! Una palla di fuoco che girava. Poi si è diventata arancione, poi si è fermata, poi si è diventata un triangolo. Volava sopra il campanile, sembrava dischi volanti. Insomma, come piatti di minestra. Che minestra? Minestra de fasioi. Mi voglio andare a Roma. Mi dica, lei ha visto il disco volante? Sì, si ferma nel prato, senza rumore. Viene giù dal cielo, in mezzo alle erbe, come le vacche. E ha avuto paura? No. Bravo. E adesso sentiamo la voce di questa gente. Qualche impressione? Ecco, questa signora probabilmente scende per fare delle spese. Signora, che cosa ha visto lei? Io non ho mai fatto male a nessuno, non ho paura. Quindi chi ha la coscienza a posto non ha paura di niente. Vengono da miliardi di chilometri. Ma con quale carburante, scusi? Eh già, con quale carburante? Sentiamo lo scrittore, l'intellettuale, il poeta del paese. Prego. Dica. Mi chiamo Dario Marsicano, impiegato al telegrafo. Ho scritto 11 commedie non rappresentate e 3 romanzi inediti. Bravo. Ci sono in provincia scrittori di grande valore che a Roma vengono boicottati dai soliti Moravi e dai soliti Pasolini. Giusto. Devo ripetere? No, grazie, basta così. Grazie. Ed ora sentiamo il sindaco del paese. Strade, ponti, corriere, alberghi per dare adito al turismo, per far girare il soldo, che quando gira per il ricco, gira anche per il povero. E basta queste ciacque che danneggia il turismo. Certo, grazie, signor sindaco. Prego. Ed ecco la moglie del sindaco. Su, coraggio, timida. Avanti. Beh, se uno ha un forte sentimento religioso e un vero attaccamento alla famiglia, non, certe cose non le vede, nemmeno le pensa. E fra le tante nostre interviste non poteva certo mancare quello con il prete, di questo paesino, un prete povero e semplice, Don Giuseppe. Un parroco tanto amato dai suoi parrocchiani. Eccolo qui, Don Giuseppe. Mi dica, cosa ne pensa di queste apparizioni che, come vedi, hanno turbato il tempo e forse hanno turbato anche le coscienze dei suoi parrocchiani? Anche Sua Eminenza il Vescovo dice sempre: non credere, Don Giuseppe, i marziani non esistono, non aver paura. Il diavolo si traveste in tante maniere, sotto forma di donna, di coniglio. Stare in compagnia e bere un bicchiere di vino. Ma perché le piace il vino, eh? Non lo nego. Ma mi dicono che lei vada molto spesso in osteria. Nostro Signore Gesù Cristo diceva sempre: stare in mezzo alla gente. E dove va la gente nei nostri paesi? In osteria. A rivederla, vado dai miei parrocchiani. Va in canonica? No, no, in osteria. Sia lodato Gesù Cristo. Quale medico condotto? Direi che si tratta di fantasie oniriche, sogni ad occhi aperti e che hanno origine nel subconscio ed esplodono in psicosi collettive. Disemose la verità, se beve troppo, graspa, vin, de tutto insomma. Adesso basta, non parlo altro, mondo boia! Cosa ha visto lei? Non so niente. Proprio niente? Non mi interessa. Roba da matti. Come se li immagina? Vese tanta volgarità, tanta violenza nel mondo. E loro invece, ise tanto gentili. Ecco la contessa Crosara. I contadini hanno troppe esigenze, vogliono mangiare carne tutte le settimane e non rispettano più i padroni, rubano a man bassa e poi si figuri a chi danno la colpa, ai marziani. È un'opinione. Mami, ti prego, permetti che anch'io parli alla TV. Permette, Batteretta. Dunque io suppongo, vero, che questi strani, curiosi esseri siano privi di sesso e che tentino di comunicare con noi attraverso quelle loro antennine, ma che sono ostacolati. Mazzarella, lei non badi a mio figlio, quello è mezzo deficiente. E quell'uomo? La nostra provincia è bella e piena di ossigeno, e basta con le brutture di Roma.